faccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è un bre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se abiti tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi da fare in due ragazzi. Innanzitutto dovete farlo in modalità di puntamento manuale, sia voi che il vostro amico, e poi dovrete avere delle elegy da duplicare. Io in questo caso vado a duplicare 6 elegy e sono nel garage 2A, come avete visto. Quindi a questo punto il mio amico sale in macchina, scusate ma come al solito non mi è riuscito a coordinare bene le due immagini, però per capirsi, il nostro amico sale in macchina e si va ad unire ad un altro amico. Nel momento in cui si ha un altro amico, ovviamente, che ha una modalità di puntamento diversa, quando si starà andando ad unire, noi dovremmo entrare nello Santos Custom, nell'officina, insomma. Al nostro amico apparirà il secondo messaggio, che sarà quello della modalità di puntamento, e a questo punto dovrà skippare il messaggio e rimarrà buggato, ragazzi. Come dicevo, dovrà skippare il messaggio quando noi staremo uscendo, quindi dovrete essere coordinati, non come il video che ho fatto io che è poco coordinato, però dovrete essere coordinati l'uno con l'altro, nel senso voi schiacciate per uscire, il vostro amico schiaccia per la modalità di puntamento. Quindi rimarrà buggato nell'auto, voi vi andate a posizionare nel pallino azzurro, scambiate la quinta con la sesta e automaticamente, come state vedendo, la scambiate ovviamente un paio di volte, insomma, vedete voi, fino a che non avrete questa situazione, il vostro amico rimarrà in piedi buggato senza auto, ragazzi. A questo punto ricomparirà l'auto e il vostro amico vedrà quello che vedete nel riquadro a destra e non dovrà fare più nulla. Lui rimarrà buggato in questa posizione come è adesso e noi andremo nell'altro garage, ragazzi. Quindi ricordatevi, adesso siamo nel 2A, adesso saliamo ad un altro livello. Scusate ragazzi, ma sono picciato. Saliamo ad un altro livello e andiamo a vedere che cosa dobbiamo fare. Quando siamo in quest'altro livello, ragazzi, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere le LG che abbiamo in questo livello e scambiarle con le LG che sono nel garage 2A, come sto facendo io. Quindi andremo a scambiare 6 LG. E in pratica andremo a duplicare 6 LG retro custom in questa maniera. Ragazzi, per il bug dovete avere un pochino di pazienza, perché è una questione di tempistica e anche di connessione, quindi dovete essere pazienti e dovete avere la tempistica giusta per farlo. L'importante è che seguite quello che vi ho detto, insomma. Quindi adesso siamo, ragazzi, nel 3A, rimaniamo nel 3A, potete farlo anche nell'1A, insomma in tutti i garage del CEO. Una volta che siete nel garage, che avete fatto il movimento, rimanete nel garage e comprate le LG e le mettete nell'altro garage dove c'è l'amico buggato. Io in questo caso le vado a mettere nel 3A, nel 2A, scusatemi ragazzi, dove c'è il mio amico buggato. Vado a sostituire tutte quante le LG con altre LG nuove di pacca, insomma. Un attimino che finisco di comprare il tutto. E quando avete comunque finito di comprare tutte queste LG e le avete sostituite con quelle dove c'è il vostro amico, dovete aspettare solamente che le LG vengano consegnate tutte, ragazzi, mi raccomando, devono essere consegnate tutte. Quindi se avete fatto 20 duplicazioni vi dovranno arrivare 20 notifiche, se ne avete fatte 6 come nel mio caso vi dovranno arrivare 6 notifiche. Quindi andiamo a vedere. A questo punto, come avete visto, mi sono arrivate tutte le LG e torno nel garage dove c'era il mio amico
per fare l'ultimo passaggio del glitch, ragazzi. È abbastanza semplice. L'unica cosa che dobbiamo fare, come state vedendo, le auto che c'erano prima sembra che siano rimaste qui, ma noi le abbiamo cambiate, le abbiamo portate nell'altro garage. E niente, a questo punto dovete salire in auto e comunque dovete andare allo Santos Custom e cambiare la targa. Ragazzi, questo glitch l'abbiamo scoperto io e il mio staff, quindi mi raccomando, se qualcuno volesse pubblicare questo glitch lo può fare tranquillamente. Mettete i crediti giustamente di chi ha scoperto il glitch, per questo ve ne sarei grato. Non è una sorta di sponsorizzazione, ma è una sorta di gratificazione per noi, per me e per il mio staff che abbiamo scoperto questo glitch, ragazzi. Il glitch è abbastanza semplice, è funzionante, dovete solo avere un pochino di pazienza e basta, ragazzi, niente di più. Detto questo, ragazzi, io vi lascio un saluto, approfittate di questo glitch perché non durerà molto. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.